tutti ragazzi, dopo un po' di tempo sono tornato e c'è la vittoria della Coppa, l'ennesima Coppa allenatore portata a casa, quindi ci siamo presi il contatto 7 stelle, ci siamo presi anche il permesso di costruzione che è importantissimo per andare avanti con il gioco. Poi mi sono messo da parte 523 monete, stavolta non le ho acquistate ma le ho messe da parte, quindi il tempo, cioè, è passato un po' di tempo dall'ultimo video appunto per quello. Iniziamo con un 4-7, poi andrò anche a vedere che pacchetti ci sono, visto che ci sono delle leggende insieme ai campioni della Premier. Vediamo che cosa bisogna fare. Primo ovviamente un 5 stelle che portiamo a casa. E ora il 7 stelle, non si può scegliere il ruolo, quindi staremo a vedere di chi si tratta. Ragazzi, vediamo un po'. Let's go. Vediamo chi ha questo 7 stelle. Bonucci, ragazzi, va benissimo, un difensore centrale mai avuto, progressi normali, 20 anni. Questo giocatore farà sicuramente comodo, un ottimo 7 stelle, reparto difensivo. Poi andremo a vedere la scheda del giocatore. Poi abbiamo l'Urna, che abbiamo questi 5.800, come si gioca ce lo ricordiamo perché è già la seconda volta che c'è fuori questo evento. Quindi andiamo a vedere che cosa ci esce. Probabilmente al primo giro ci saranno i soliti brocchi, quindi troveremo magari nemmeno un 5 stelle, andiamo a vedere, forse, ma qui quelli da trovare per passare all'urna successiva sono i 6 stelle, solo così si passa subito alla successiva e via dicendo. Poi il resto dei giocatori comunque sono veramente veramente molto scarsi. Consiglio poi a questi giocatori di metterli sotto contratto e rivenderli tutti immediatamente, in modo poi da poter incassare denaro e riscuotere poi l'obiettivo relativo appunto ai guadagni. Secondo giro, altra strage di brocchi con forse un 4-5 stelle. Io di questi ragazzi li scorro molto veloce perché tanto non mi interessano, addirittura una stella del Milan. E Pedretti scesa 3 stelle, ne vogliamo parlare. Me lo ricordo ancora. Poi, terzo giro. Ne ho messi da parte appunto perché volevo farvi vedere un po' come funziona, con l'augurio di trovarmi qualche 6 stelle così passo al livello successivo, ma niente. Strage anche qui di scandali. 1, 2, 3 stelle a pioggia. Speriamo di non aver riempito la lista di giocatori, perché se no. Riaffronta sfida. Via. Facciamo riaffronta sfida, facciamo prima. Poi ne ho ancora altre 2 e staremo a vedere. Da qui dovrebbe uscire qualcosa. Niente. A meno che ci siano delle trasformazioni, ma non credo. Perché se non sbaglio le trasformazioni, non so se si possono. Vabbè, Montolivo. 5 stelle marcio. Questo è un 4. So se le trasformazioni si fanno solamente da 6 a 7, non da 5. Da 5 in poi. Poi altro giro, stavolta è il penultimo. Quindi questo qua dovrebbe essere quello buono. Quest'urno abbiamo 2 giocatori 6 stelle. Questo è il quarto e quinto a pesca. Ancora niente, anche a questo giro ancora niente. Un po' sfortunato, eh?
ultimo giro. È piena, oddio, chiudi, vai in lista osservatore. Allora ragazzi, per questioni di velocità ne cancellerò tantissimi da qui e non li promuovo, perché se non troppo sbattimento riesco a non riesco più a fare il resto. Ordine di inserimento, vendita di massa, ne vendiamo un bel po', perché poi ho forse altre pesche da fare. Contento per Bonucci, perché ci voleva un buon set quello lì. Boh, potrebbe anche entrare in Hall of Fame. Dipende se ho intenzione di mettere qualche altro italiano, ma mi sa che col fatto che ho Totti con questa squadra, 6 stelle invece Totti, Montolivo 9-5, non lo mandiamo via, e direi che va bene così. E l'elenco almeno giocatore, uno dovrebbe davvero vendere? No, io non lo voglio, Montolivo togliamolo. Quindi dicevo, col fatto che ho Totti 6 stelle, volendo, si potrebbe fare qualcosa di questo tipo. Bonucci, metterlo in Hall of Fame, dipende dai valori che ha. Andiamo a vederlo, se no poi non lo peschiamo più. E poi continuiamo con l'ultima pesca e andrò anche ad aprire qualche pacchetto. Andiamo a schedare il giocatore. Intanto torniamo di qua. Allora, 74, ok, tiro da media distanza, passaggi lunghi, leader, spirito combattivo, va bene, queste caratteristiche mi piacciono perché corrispondono proprio al giocatore, perché effettivamente il leader è leader, tiro dalla distanza ce l'ha, anche un buon lancio, ed è uno tra i primi 3 o 5 difensori più forti. Allora, qui niente, non possiamo più pescare, e allora andiamo a vedere queste leggende, questi pacchetti leggenda, che cosa ci andiamo a prendere. Uno da 150 e poi si farà il 300. Qui abbiamo maggiori chance di trovare le leggende, è da un po' che non apro pacchetti. 3 6 stelle e 2 da 5, vediamo di chi si tratta. Olevas, buon difensore, l'ho avuto, veramente un buon difensore. Pedro, sceso a 5, ma questo l'avevo già visto. Sané, Eriksen, buono, Sané tedesco, un danese, e l'altro è un leggenda. Vai cazzo, vai, va bene, anche se rimane 6 stelle va bene, abbiamo trovato una leggenda. Eccolo qui, il pippone. Va benissimo, ci siamo presi una mezza, neanche una trasformazione, ma una leggenda da 6 stelle l'abbiamo portata a casa. E adesso andiamo a aprire il pacchetto da 300, dove il garantito è solamente un 6 stelle, come in quello precedente. Quindi vediamo. 1, 2, 2 6 stelle, un 7, e quindi sono 3 6 stelle e un 7. Vediamo. Il primo, un centrale, Jones. Manchester United, Mkhitaryan, ottimo. 7 stelle, vediamo di chi si tratta. Leggenda, io ho sculato fortissimo a sto giro. Un'altra leggenda 7 stelle che viene da me, Ian Rush. Vieni da papà. Venite papà, madonna mia, old manager qua. Quanto battuto mi sa, eh. Ma neanche in tempo a dirlo. Il manager che ti prendi quest'altra leggenda 6 stelle. Boh, ti dabbo fortissimo. E Ospina. Poi Abdellaoui. Batswani. E ora c'è un'altra 6 stelle, Walker, e l'altro 6 stelle è... Madonna, Wayne! Ci siamo presi anche Wayne! Abbiamo fatto l'unplane, ragazzi! Questa è sculata leggendaria, il titolo di questo open pack. Sculata leggendaria. Ragazzi,
ne valsa la pena aspettare. E ora lista giocatori e poi vi saluto. Il manager ha spaccato tutto, ma io mi sa che stavolta glielo date sulle orecchie. Un saluto a Stefano, un saluto alla Brixia Force Italy, a tutti i ragazzi della nostra associazione completamente italiana. Prima in Italia nell'ultimo evento, ma anche penso anche in quelli prima, perché comunque penso che non ci sia storia. E che dire? Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Mr. Pest Club Manager, ragazzi. Ciao.